Vediamo un po' che cosa stanno combinando in Europa. Questa settimana l'Europarlamento ha approvato, dopo un iter avviato oltre un anno fa, le nuove attribuzioni di potere per la Banca Centrale Europea nell'ambito di quello che viene definito SSM, cioè tradotto in lingua italiana, il meccanismo unico di supervisione bancaria. Detto in parole povere, dunque, alla Banca Centrale Europea viene conferito il potere di supervisione e controllo degli istituti bancari che vengono considerati maggiormente rilevanti e che abbiano sede all'interno dei paesi dell'Eurozona. Dietro a quello che è un vero e proprio nuovo girone di sigle, si modifica così anche quella che è l'operatività oggettiva dell'Agenzia Europea di Vigilanza. Anche qui, nascosta dietro una singola, dietro ABE, cioè Autorità Bancaria Europea. Questo avviene ai fini di poter avere una sorta di corpus unico di norme e legislazioni che sia valido per tutti gli Stati membri dell'Eurozona. Ha finalmente avvio così quella che da tanto tempo stanno cercando di raggiungere, ovvero la moderna forma della dittatura finanziaria, bancaria europea, l'Unione Bancaria Europea. Fa poi sorridere il fatto che all'interno dei documenti relativi all'operatività della Banca Centrale Europea, che è un organismo non eletto dai cittadini, dotato di assoluta autonomia e indipendenza, sganciato da qualsivoglia autorità nazionale o comunque dei governi e dei parlamenti, beh, l'Europarlamento ha deciso di inserire questa dicitura. È essenziale che l'Unione bancaria preveda meccanismi di responsabilità democratica. Dopodiché non c'è minimamente spiegato cosa si intenda per responsabilità democratica e soprattutto non c'è alcun accenno a come questo concetto così astratto, così indefinito, possa essere realizzato in un ambito che invece ha già integralmente divorato la sovranità dei cittadini europei. Un altro particolare molto curioso è legato alla risoluzione che appunto è stata presentata dal Parlamento europeo. C'è un allegato, infatti, nel quale il Presidente del Parlamento europeo, insieme al Presidente della Banca Centrale Europea, cioè Mario Draghi, esprimono pieno supporto, nemmeno dirlo, al documento stesso, perché permette un elevato grado di responsabilità della Banca Centrale Europea nell'esercizio dei compiti previsti dal Single Supervisory Mechanism, cioè hanno finalmente tanta responsabilità in più, tanti compiti in più. È chiaro che dunque i due presidenti sono soddisfatti del maggiore peso e del maggiore potere della BCE in un contesto che oggi si chiama Unione Europea Bancaria. La Banca Centrale Europea dunque acquista, abbiamo visto, la facoltà di vigilanza, di controllo, di verifica, di supervisione, se vogliamo, delle maggiori banche europee. E questo perché bisogna fermare la crisi. Questa è la motivazione oggettiva. Il Parlamento europeo si premura infatti di far inserire nell'atto anche questa dicitura. L'attuale crisi finanziaria ed economica ha mostrato che l'integrità della moneta e del mercato unico potrebbe essere minacciata dalla frammentazione del settore finanziario. C'è dunque paura per la tenuta dell'euro e per la tenuta dei mercati. Tutti questi passaggi, anche se non con queste precise sigle, ma dettagliatamente questi passaggi erano già stati previsti in concomitanza con l'Eurovertice del giugno del 2012, quando si decise che una volta istituito per le banche della zona euro un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della BCE, il MES, e qui torniamo, potrà, mediante decisione ordinaria, avere la facoltà di ricapitalizzare direttamente circa l'80% degli istituti bancari europei. Dunque, il meccanismo unico di supervisione serviva per poter in un qualche modo concedere al MES di ricapitalizzare direttamente le banche. Così abbiamo capito a cosa serve tutto questo. Siamo tutti più contenti? La BCE sarà in sostanza il cane da guardia degli istituti bancari europei, che è un po' come mettere Dracula all'Avis. Perché potrebbe capitare, come capita, di ritrovarsi un Andrea Enria,
che arriva da Banca Italia di proprietà privata per circa il 95%, a presiedere l'autorità bancaria europea. O un Adam Farkas, ex amministratore delegato del gruppo Intesa, di Allianz Bank e di Citibank, come direttore esecutivo della stessa autorità. E il tutto senza che sorga il benché minimo dubbio su chi detta le regole e su come avviene la sorveglianza, dal momento che si tratta di strutture europee, appunto come la BCE, come la Banca Centrale Europea, che sfuggono a ogni tipo di controllo, di possibilità di intervento democratico da parte dei cittadini dei vari paesi membri, nonché dei governi. E hanno il coraggio di dirci che questa è l'Europa dei popoli europei. Una gigantesca menzogna, ecco cos'è. Non solo. A settembre dell'anno scorso, in un comunicato che è poi è stato riproposto anche a luglio, pochi mesi fa, il presidente della Commissione europea Barroso ha dichiarato fermamente che in futuro le perdite dei banchieri non si trasformeranno più in debito pubblico, minacciando così la stabilità finanziaria di interi paesi. Ora, sul CE o ci fa, Barroso indubbiamente ci fa. Conta sulla nostra ignoranza o tutto al più su uno dei più comuni difetti di questa società che è così manipolata dai media, ovvero la memoria corta. Barroso dice che con i meccanismi di controllo, supervisione e intervento non accadrà più che il debito delle banche in sostanza ricada sui cittadini. Peccato. Qualcuno dovrebbe spiegargli che invece all'Eurovertice del giugno di quest'anno è stata decisa la misura del cosiddetto bail-in, ovvero il principio secondo cui è l'investitore privato che viene chiamato a rispondere direttamente in caso di crisi di un istituto bancario. Quindi, a fronte di un fallimento di una banca, i primi a pagare, quindi sarebbero gli azionisti, in secondo luogo i possessori di obbligazioni e in ultima istanza gli stessi correntisti. Il costo quindi del fallimento del dissesto in soldoni dovrebbe comunque essere ripagato dagli investitori e dai risparmiatori e quindi, in ultima analisi, sempre dai cittadini. Ed ora, per quanto riguarda la chicca di questa settimana, restiamo in ambito europeo, restiamo in Europa, dove il Parlamento ha approvato una risoluzione lo scorso 12 settembre sulle strutture militari. Al richiamo del Trattato di Lisbona, relativo all'aiuto e all'assistenza, alla solidarietà quando uno dei paesi sia vittima di un attacco, di una calamità, di un qualche attacco anche di tipo terroristico, fa immediatamente da contraltare quella che viene testualmente definita insufficiente capacità di reagire alle crisi internazionali in maniera tempestiva ed efficace. Cioè, in sostanza, i guerrafondai prudono le mani e così l'Europarlamento lavora a favore del rafforzamento dei gruppi tattici con, si legge, abilitatori strategici e operativi anche di paesi non membri, quindi chi saranno mai? Inoltre, il Parlamento europeo lavora per un'implementazione della formazione e delle esercitazioni militari, mentre ci si oppone in maniera risoluta ai tagli sulla dotazione militare dei vari paesi, perché si sa un po' come avviene in Italia, i cacciabombardieri che si usano per attaccare vengono spacciati dalla propaganda mediatica e dai governanti che sono pronti a fare affari come mezzi da difesa. E tutto questo per consolidare l'idea propagandata dei cosiddetti Stati Uniti d'Europa. Ma siamo davvero sicuri che le popolazioni europee vogliano buttare i propri soldi, specie in un momento come questo, per comprare armi, per sostenere terroristi che destabilizzano altri paesi come sta avvenendo adesso in Siria o per continuare ad esportare morte?